È con noi il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Buongiorno senatore, ben ritrovato. Buongiorno a voi, sente bene, tutto a posto? Perfettamente Gasparri, bentornato su RTL 102.5. Gasparri non ha certo bisogno di presentazioni, è stato ministro delle comunicazioni dal 2001 al 2005, conosce molto bene il mercato dell'editoria, le sfide che nell'area digitale le aziende editoriali si trovano ad affrontare, considerata anche l'offensiva delle multinazionali del web. E di questo vogliamo parlare con lei, Gasparri, perché Google, Facebook e Amazon, i colossi del web che già dominano su scala globale, stanno conquistando anno dopo anno e soprattutto nell'ultimo piegato dalla pandemia la gran parte degli investimenti pubblicitari in Italia a discapito di radio, TV e giornali. Non è arrivata l'ora che la politica si occupi seriamente di questa situazione che sta diabolicamente viziando il mercato pubblicitario? Può sembrare un tema astratto e lontano dalla vita di tutti i giorni, ma non lo è, perché oggi noi abbiamo dei colossi, lei li ha citati, Amazon, Google, Facebook, alcuni operano anche nel commercio, sono convenienti gli acquisti, certo, non pagano sostanzialmente tasse, mentre il negozio all'angolo chiude e alcune zone delle città si desertificano, perché quel negozio deve pagare un affitto, delle tasse, ha del personale, quindi c'è una concorrenza sleale che dal mondo del commercio si è estesa alla finanza, ma anche all'editoria. Google, Facebook saccheggiano i contenuti di una radio, di un giornale, voi potete fare delle interviste, fare un lavoro di informazione e sulla rete qualcuno se ne può appropriare non pagandolo e offrendolo gratuitamente. Tutto questo attira pubblicità, c'è stato un sorpasso di questi nuovi mezzi rispetto a quelli tradizionali nel campo della raccolta pubblicitaria. Io non sono contro il progresso, ovviamente, che ci consente anche ora di vederci oltre che parlarci a distanza con la tecnologia, però non è giusto che un giornale, una radio, una televisione paghi delle tasse, un commerciante paghi 1000 tasse e questi gruppi paghino pochissimo, forse l'1%, forse nulla, perché sono planetari, sono dislocati qui e lì nel mondo e sfuggono a dei pagamenti. Alterano la concorrenza, alla fine ci renderanno privi di contenuti, privi di identità e privi anche del negozio all'angolo, che alla fine fa comodo a tutti. Certo. Senatore Gasparri, tra l'altro questo è un tema in realtà, come diceva lei, davvero molto attuale e per esempio qualcuno ha già ottenuto di farsi pagare le informazioni, per esempio il gruppo Murdoch da Google, e questo potrebbe aprire una nuova stagione, cioè finalmente tutta la parte dell'editoria guidata appunto da Murdoch ha deciso di prendere del denaro da Google e Google avrebbe aperto in questa direzione. Forse in Italia non dobbiamo occuparci di fare sistema e poi andare a chiedere, o addirittura in Europa? Ma guardi, c'è già una norma in Italia, la cosiddetta web tax, non viene applicata. Io penso che dovremmo alleggerire le tasse su quelli che ne pagano troppe, lavoratori, pensionati, commercianti, professionisti, e far pagare chi non paga nulla e dà grandi profitti. Lei ha citato un caso recente, Murdoch, esatto, è uno dei più grandi editori del pianeta e ha fatto fatica a raggiungere degli accordi, si figuri le singole aziende editoriali e giornalistiche, un tema che va affrontato a livello internazionale, quantomeno europeo, per un problema di equità, perché non è che il vostro lavoro che fate con un vostro editore, che avrà dei costi, deve essere preso gratuitamente da altri. Questo è il concetto. La proprietà intellettuale, ad esempio, deve essere tutelata, questo riguarda anche il diritto d'autore, la musica, le opere letterarie, e anche qua è un campo che voi riscontrate ogni giorno. Recentemente l'Europa ha varato una direttiva a tutela del diritto d'autore, il Senato ne ha approvato il recepimento, la Camera ancora tarda, eppure entro giugno deve essere ratificata. Anche il saccheggio della musica o di qualsiasi opera della creatività non può essere ammesso. Se io voglio comprare online una canzone o un libro, forse costerà di meno, ma bisogna pagare un prezzo, perché anche la creatività intellettuale dell'autore di una canzone, dell'autore di una poesia, di uno scrittore di un libro va remunerata, non si può rubare il pensiero altrui. Non c'è dubbio. Senatore Gasparri, c'è un altro tema a cui teniamo molto, le riporto le parole del numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, che qualche giorno fa qui su RTL 102.5 ha confermato l'urgenza di aprire le aziende alle vaccinazioni del personale e delle loro famiglie. RTL 102.5, glielo dico, crede fortemente in questa cosa. È tra le aziende italiane che hanno confermato già la volontà di seguire questa strada, naturalmente appena sarà possibile. Qual è la sua opinione in merito e insomma come crede che questo scenario possa poi concretizzarsi?
Guardi, la condivido totalmente. Mentre c'era la crisi di governo ultima, ho incontrato il presidente della Confindustria Bonomi, il quale mi informò diverse settimane fa di avere prospettato all'allora governo Conte questa possibilità. Mi disse dei numeri. La Confindustria raccoglie imprese che hanno 5 milioni e mezzo di dipendenti. Noi siamo pronti a spese nostre, nei luoghi di lavoro, utilizzando anche i medici che spesso alcune aziende, soprattutto quelle di qualche dimensione, hanno, per fare la vaccinazione ai nostri dipendenti e ai loro congiunti. E aveva calcolato che 11 milioni di persone possono essere vaccinate in questo circuito. Che vuol dire? Che sui 50 milioni circa di persone, forse un po' meno, che devono essere vaccinate, un quinto potrebbe essere gestito con costi zero per lo Stato dal sistema delle imprese. Non accettare questa prospettiva è una follia autentica, così lo Stato potrebbe concentrare le sue risorse economiche ed organizzative sulle fasce più deboli, sugli anziani, su chi non può pagare, quindi giustamente deve fruire gratis del vaccino. Io mi auguro che col nuovo governo, con la nomina di un nuovo commissario Figliolo, questa opportunità è quella che diciamo anche altri sistemi di imprese, perché poi Bonomi Confindustria è stato contagioso, la Confabia aveva fatto altrettanto, le organizzazioni del commercio. Io credo che sotto controllo di medici e di operatori sanitari più si decentra l'attività di vaccinazione, più si allarga il giro e prima si fa. Ovviamente però bisogna avere i vaccini, e quindi anche qui ha fatto bene Draghi a bloccare le esportazioni di vaccini prodotti in Italia verso l'Australia e a dire alle aziende: datevi da fare, perché i brevetti in questa fase si possono anche recedere gratuitamente. Poi l'azienda va remunerata se dà il prodotto, questo è ovvio, ma deve accelerare la produzione e collaborare, perché il piano Bonomi e gli altri piani, qual è il problema che incontreranno? La disponibilità del vaccino per somministrarlo. Quindi bisogna incalzare Farmindustria e dire anche a Scaccabarozzi e agli altri leader di quel settore che è giusto pagare i prodotti, ma è giusto pretendere collaborazione tra le varie imprese. Guadagneranno comunque e poi il profitto ci sarà, ma non può essere l'unico orizzonte nel momento dell'emergenza. Senta Gaspari, ricorderà che nel 2001-2005, quando lei era ministro delle comunicazioni, spesso era ospite di RTL all'interno di Onorevole DJ, e da lì lanciò l'idea del DAB. Lei è stato come ministro il primo a dare autorizzazione al DAB ai privati. È stata data, diciamo, questa opportunità alle radio, alle televisioni, grazie alla legge Gasparri. Qual è la nuova sfida, secondo lei, che i mezzi di comunicazione tradizionali hanno dopo il DAB e dopo il digitale? Guardi, torniamo alla questione iniziale. Oggi sono presenti sulla scena quei giganti che nel 2001-2005 avevano cominciato a muovere i loro passi e non avevano la dimensione finanziaria attuale. Lei li ha citati, gli over the top vengono chiamati, OTT, appunto Amazon, Google, Facebook e altri social. E lì c'è una potenza economica gigantesca che finisce per fare dumping. Per esempio anche una cosa popolarissima, le partite di calcio sono trasmesse da vari emittenti. Ora, alcuni di questi giganti fanno offerte per acquisire quei diritti fuori mercato, con prezzi che sono pronti a pagare altissimi. Allora io credo che oggi, oltre alla tecnologia, all'avvento del digitale, alle radio sul web, a tante cose che sono comparse, il vero problema è garantire un equilibrio. Non ci può essere chi paga troppo, chi non vede tutelati i suoi diritti, chi saccheggia i contenuti e praticamente non paga tasse, ed è il più grande. Quindi oggi abbiamo i più forti avvantaggiati e gli altri, che insomma non hanno le stesse dimensioni, penalizzati. Questa è una frontiera, perché riguarda contenuti, democrazia, equilibrio ed equità fiscale. Si può non far pagare tasse a chi ne paga troppe e cominciare a far pagare a questi potenti, perché poi alla fine parliamo di Zuckerberg, parliamo di questa gente, insomma Bezos, le cui fortune leggiamo nelle classifiche. I più ricchi del pianeta sono ormai loro, anche perché hanno grandi imprese e quasi zero tasse. Esattamente, esattamente. Grazie davvero al senatore Gaspari. Grazie per la chiarezza in questa chiacchierata di questa mattina. Senatore di Forza Italia, Maurizio Gaspari, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Saluto a tutte le RTL.